Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui con Forza Horizon. Allora, riprendiamo che ci aveva sbloccato quel nuovo gioiello dimenticato. Allora mi sono trasferito qui in questa zona. Dovrebbe essere da queste parti. Come vedete c'è l'area segnalata. Vediamo se riusciamo a trovarlo imboscato magari da qualche parte qua dentro. Che se di solito li mette nei capanni. Vediamo un po'. Magari stavolta l'ha messo da qualche altra parte. Le gare ormai sono qua, sì, terminate. Vediamo se qua c'è qualche capanno magari. Vediamo un po' queste strade che non abbiamo neanche percorso. Vediamo se c'è da qualche parte qui. Allora, non mi tapponate, non mi tapponate, vi spezzo le mani. Andiamo verso sopra, va. Di solito stanno sempre nei capanni, quindi. Guarda, giro pure io qua. Magari è qui imboscata da qualche parte. Ti seguo a ruota. Andiamo dietro a questo. Ecco, c'è anche un cartellone. Oppela. Qui ci sono capanni, ma non ci posso andare. E qua finisce l'area interessata, quindi non è qui. Sì, se mi sta venendo in mal di mare, c'è sta cazzo di telecamera. Allora, proviamo da quest'altro lato. Ecco, questa è un po' più difficile da trovare, l'hanno imboscata meglio. Ah no, eccolo qua il capanno. Non l'avevo mica visto prima. Di solito stanno sempre a sti cosi, quindi presumo, infatti, eccola qua. Bellissima la Daytona dovrebbe essere. La Shelby Daytona, se vi riconosciuta. Hai trovato una delle auto più rare al mondo, la Shelby Daytona Coupé. Adesso Bellissima. non sembra certo una campionessa, ma con un po' di attenzione tornerà a spezzare cuori, te lo Questo garantisco. è un gran spettacolo di macchina. Shelby Cobra Daytona Coupé, bellissima. Vabbè, vediamo dove possiamo andare a gareggiare. Qui c'è un'altra gara. Classe A, andiamo. Appena possibile, fare inversione a U. Tra 200 metri, girare a destra. Uiano, senza. Sto cazzo di alettone è proprio Girare a fragile. destra. Dai, e poi cambiamo pure macchina. Occhio. Salva adesso. Ma le gare clandestine non le avevamo fatte tutte qua, non mi ricordo. Oh. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui con Forza Horizon. Allora, riprendiamo che ci aveva sbloccato quel nuovo gioiello dimenticato. Allora mi sono trasferito qui in questa zona. Dovrebbe essere da queste parti. Come vedete c'è l'area segnalata. Vediamo se riusciamo a trovarlo imboscato magari da qualche parte qua dentro. Che se di solito li mette nei capanni. Vediamo
Vediamo un po'. Magari stavolta l'ha messo da qualche altra parte. Le gare ormai sono qua. Sì, terminate. Vediamo se qua c'è qualche capanno magari. Oddio, cerchiamo di non sfracellarci. Allora, vediamo un po' queste strade che non abbiamo neanche percorso. Vediamo se c'è da qualche parte qui. Allora, non mi tapponate, vi spezzo le mani. Bravi. Andiamo verso sopra, va. Di solito stanno sempre nei capanni, quindi. Guarda, giro pure io qua. Magari è qui imboscata da qualche parte. Ti seguo a ruota. Andiamo dietro a questo. Ecco, c'è anche un cartellone. Oppela. Qui ci sono capanni, ma non ci posso andare. E qua finisce l'area in. Pensavo fosse decente, eh. Veramente qualcosa di inguidabile. Cioè, se ci staccavano lo sterzo era uguale. C'ha solo accelerazione. Quando accelera poi non gira. Era meglio che facevamo con le macchine che avevamo nel garage, eh. Facciamo più bella figura. Guarda che schifo. No, esci da sta cosa. Ma che stai fuori? Abbandona la gara. Facciamo con una macchina seria, va, che questa veramente o ce l'ha modificata male o veramente fa cagare, perché veramente è una roba inguidabile. Andiamo con questa, va, random proprio. Vediamo come andiamo con questa, anche se mi ricordo che faceva cagare, però. Tanto. Dai, subito. Perdiamo tempo. No, non gira nessuno, ma non è possibile comunque. Cioè, non fanno così cagare le auto a trazione anteriore, abbiate pazienza. Che problemino tecnico-tattico. Quelli vanno a freccia, proprio sguisciano tra le curve. E poi c'è anche Flint. Però non ho capito. Ecco, adesso sto vedendo i nomi, giustamente. Cioè, non me lo dà. Davanti mi dà. Ah no, adesso sì, prima era un altro. Ma che cazzo. Facciamo così random, però. Guarda.
scusa. Gara pessima questa. Vai, eh. Dai che la fai, dai che la fai. Fate i furbi, che vi sbatto fuori. Ok. Anche perché vorrei andare a vedere un po' il gioiello dimenticato. Se ce lo sblocca. E in teoria ce ne mancano altre due di gioielli dimenticati. Non so quanto altro ci voglia per vederli. Vediamo quando ci avviserà la tipa. Perché sinceramente non so a cosa sia legato lo sblocco della regione indicata per il coso là. Gioiello dimenticato, ce ne mancano ancora due, come detto. Abbiamo finito abbondantemente quasi tutto, quindi. Dagliela. Poi ci fa correre qui al parco, cazzo, questa è una delle piste peggiori, ce l'ha fatta fare più volte qua le gare, mi hanno sempre fatto cagare in questa zona, devo dirlo. Vai, vai, continua, continua, faccio un'altra cosa se ci esce. Sai, più ti guardo gareggiare, più mi convinco che hai la stoffa. No, torniamo sulla nostra amata F50. E soprattutto vediamo se riusciamo a fare qualche altra cosa. Boh, non so qua. Cos'è sta roba? Ah, mi era sembrato. Boh. Non c'è rimasto niente, sinceramente, da fare. Quindi. Ah, i cosi qua dobbiamo sbloccare. Poi magari non so se mi sono perso qualche strada. Quelle dovrò vederle. Così non me le fa vedere quelle che non ho trovato. Ah, queste sì. Devo sbloccare qualche stradina in più. Qua c'è qualcosa. Questa. Noi dove siamo adesso? Qui? Qua c'è qualche strada che non abbiamo percorso? Sì, c'è questa qui. Vabbè, dai, già che ci sto me la... me la faccio quella strada. Ah, e ci sono queste due gare qui. Vabbè, andiamoci a fare. Sono proprio un genio. La copra dai Tuna Coupé non è solo finita, ma sembra nuova. Passa a prenderla. Beh, ragazzi, concludiamo la puntata andando a prendere la Daytona. Ok, ci siamo percorsi anche questa strada, giusto così per completare un po' tutto. E andiamo alla nostra zona qui. No, posso, col coso automatico, se no famo notte. Vai. Va, mettiamola a posto. Gioielli dimenticati, eccola qui. Vai con la Daytona. E ci facciamo così giusto un giro e poi nel prossimo video magari facciamo quelle ultime due garette che ci sono rimaste e poi non so. Guarda che spettacolo, mamma mia. Non voglio vederci. Wow. Che spettacolo. Cioè questo è veramente spettacolare. Vediamo se riusciamo a apprezzare il dettaglio da fuori, anche se durerà ben poco, però vabbè.
Allora, già dentro si riesce a vedere benissimo tutto, però. Guardate che spettacolo. Mamma mia. A livello di guidabilità non è il massimo, però da quello che mi ricordo negli altri giochi, perché non è che l'abbia mai guidato. Oh. Vabbè ragazzi, noi allora ci vediamo con il prossimo video di Forza Horizon. Riprenderemo per fare quelle graffietto, non si vede niente. Per fare quelle ultime due gare rimaste. E vabbè, io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questo video. Come detto, iscrivetevi anche alla pagina Facebook. Ci vediamo per l'appuntamento con l'online di Forza Horizon, per la scalata al bracciale anche nell'online. E vabbè, per il resto un saluto a tutti da quel Taleano.